E salve a tutti e ben ritrovati in questo nuovo appuntamento con Apple Zain. Finalmente andremo a fare la review completa di Apple Watch Serie 6. Andiamolo a scoprire insieme. Allora ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Prima di iniziare, come al solito, vi ricordo di scaricare iAppZain, ovvero l'applicazione ufficiale di AppleZain.net, che è attualmente la più votata positivamente su App Store per le Apple News italiane, ma anche la più scaricata d'Italia, ed è disponibile gratuitamente sia per iPhone che per iPad. E vi ricordo ragazzi di aggiungermi su Instagram, Mirko_Zain, dove ogni giorno do anticipazioni sul mondo Apple e tanti sconti e offerte per voi. Ma bando alle ciance ragazzi, ed andiamo a parlare proprio di questo Apple Watch Serie 6. Ho aspettato tanto per fare la review, anche perché ragazzi sapete già, sono positivo al Covid-19, quindi non sto bene e sto anche facendo uno sforzo per fare questa review, quindi io vi invito a lasciare tantissimi mi piace, almeno per il supporto ragazzi, per farmi vedere che ci siete, che questi sacrifici valgono la pena. Ma comunque io direi di andare subito, non stavolta a spostarci nell'altra postazione, perché fondamentalmente voglio fare una review più bella in questo caso. Voglio fare una review parlata dove nel frattempo vi mostro tutte le novità di questo Apple Watch. Anche perché Apple Watch Serie 6 è il top del top. Attualmente è l'Apple Watch più costoso e più completo di tutti. Ma iniziamo a parlare delle sue novità. Iniziamo a parlare infatti del design e vi dico ragazzi che ha lo stesso identico design sia della serie 4 sia della serie 5 ed ovviamente del nuovo Apple Watch SE, del quale vi ho già parlato e vi lascio la review completa qui sotto in descrizione. Non cambia assolutamente nulla, nel senso esteticamente ha identico design sia per quanto riguarda il display sia per quanto riguarda anche la grandezza display, perché si parla di un 40 mm e di un 44 mm, non ci sono differenze né visive e né per quanto riguarda la grandezza. E vi lascio qui sotto in descrizione anche il link con lo store ufficiale Apple, dove Apple vende tutti i cinturini ufficiali, anche scontati, per Apple Watch appunto. Quindi vi lascio qui sotto in descrizione tantissimi sconti per cinturini ed accessori originali Apple. Quest'anno però c'è una differenza, il design viene modificato solo per una piccola cosa, ovvero le colorazioni ragazzi, perché quest'anno Apple, oltre al classico silver, gold and space grey, aggiunge anche il red special edition e, come nel mio caso, la versione blu ragazzi, la versione blu che io amo, adoro e aspettavo da tantissimi anni, un qualcosa di veramente spettacolare che mi fa innamorare ancora di più di queste Apple Watch, perché come saprete i gusti sono una cosa fondamentale nella nostra quotidianità e indossare un Apple Watch col colore giusto, perché per me il colore giusto è e sarà sempre il blu nel mio caso, è veramente veramente molto gradevole alla vista. Vi parlo inoltre del display identico, ripeto, a quello già presente su serie 4, serie 5 e SE, ovvero un display con risoluzione 368x448 pixel. Ovviamente è OLED LTPO, ma non ci sono differenze rispetto alle versioni precedenti. L'unica differenza sostanziale è l'illuminazione. Ho effettuato diversi test anche con delle serie più vecchiotte come la serie 3 o la serie 5 e vi posso dire che Apple Watch SE ed Apple Watch serie 6 hanno un'illuminazione leggermente maggiore. Apple dichiara comunque 1000 nit di illuminazione per tutti questi Apple Watch, però effettivamente è qualcosina in più. Non è una cosa eclatante, però sotto il sole si vede leggermente meglio, quindi è comunque un vantaggio nostro. Parliamo quindi di processore, Apple aggiunge il chip S6, ovviamente la nuova generazione rispetto all'S5 di Apple Watch serie 5 e anche ovviamente di Apple Watch SE, che incrementa del 20% le sue prestazioni rispetto ovviamente alla serie 5, e posso dirvi però che questa differenza non si nota assolutamente nell'uso quotidiano. Io l'ho usato per più di un mese, vi posso dire che rispetto alla serie 5 la velocità non è visibile in
nessun modo, nel senso non c'è una schermata che fisicamente mi mostra questo 20% in più di velocità. Io sono del parere che WatchOS, sia la versione 5, sia la versione 6 e sia quest'anno la versione 7, hanno delle animazioni molto ma molto lente e macchinose. Questo influisce parecchio sulla fluidità del sistema, nel senso non è lento ma è stato reso lento, nel senso è proprio un'animazione lenta. Ogni volta che noi apriamo o chiudiamo un'applicazione o chiudiamo le applicazioni in background ci vuole veramente tanto tempo per effettuare queste operazioni. Io onestamente non vedo assolutamente questo miglioramento. Sì, il 20% non sarà il 50%, ma un minimo dovrebbe notarsi. Io purtroppo non lo noto. Iniziamo a parlare di batteria, poi andiamo a vedere tutte le altre caratteristiche, anche perché so che queste sono le informazioni più importanti. Apple Watch serie 6 è attualmente, secondo me, l'Apple Watch con la maggiore durata batteria giornaliera. Se con Apple Watch SE riuscivo ad arrivare a fine giornata e a lasciare qualcosina in più per quanto riguarda la durata batteria, con Apple Watch serie 6 io riesco a completare perfettamente un'intera giornata e a rimanere anche con il 30-40% di durata batteria. Chiaro ragazzi, questo dipende anche da cosa fate voi. Io non sfrutto Apple Watch per i miei allenamenti, anche perché, ripeto, sono positivo al Covid, che allenamento devo fare in questo periodo? Assolutamente niente. E quindi con il classico utilizzo di chiamate e notifiche riesco comunque ad avere una durata batteria veramente accettabile, veramente veramente accettabile. Io spero sempre che Apple presenti un Apple Watch che dura una settimana come durata batteria. Il problema è che è molto difficile da fare, però posso dirvi che è già qualcosa, è un passo avanti rispetto alla serie 5 che, cioè, non mi permetteva assolutamente di arrivare a fine giornata, e questa è una cosa che dirò sempre come ho detto nella review completa di Apple Watch serie 5, e quindi sono molto soddisfatto quest'anno rispetto all'anno scorso. Andiamo poi in confezione, e in confezione troviamo solo il cavo di ricarica magnetico. Quest'anno Apple rimuove, come per Apple Watch SE e anche i nuovi iPhone 12, l'alimentatore da presa a muro, che adesso non è più disponibile in confezione. Ovviamente l'alimentatore da 5 watt. È chiaro, potrete ricaricare in qualsiasi modo il vostro Apple Watch, con un computer, con un altro alimentatore di un qualsiasi prodotto tecnologico che avete a casa, però è bene sottolineare che in confezione non è più presente da quest'anno. E finalmente andiamo a parlare di caratteristiche, ragazzi. Questo Apple Watch ha molte caratteristiche, ma ha una sola ed importante novità. E infatti iniziamo proprio da questa, ovvero il monitoraggio dell'ossigenazione del sangue. Apple aggiunge in pratica un saturimetro. Il saturimetro è un sensore che ci permette di calcolare quanto ossigeno, ovvero la percentuale fino al 100% di ossigeno che è presente nel nostro sangue. Al di sotto del 95%, se appunto la nostra ossigenazione è così inferiore, il tutto corrisponde a problemi respiratori. Questo è l'anno veramente perfetto per questa funzionalità. Casualmente, infatti io che sono positivo al Covid sono sempre in monitoraggio della mia ossigenazione del sangue, perché se dovesse scendere a livelli preoccupanti dovrei farmi ricoverare, ma posso dirvi che al momento è tutto stabile. Quindi monitorare la vostra salute, in questo caso il vostro ossigeno nel sangue, è molto importante, soprattutto in questo specifico periodo. Ovviamente c'è anche l'ECG che continua ad essere presente dopo la serie 5, chiaramente. Ovviamente le notifiche di battito cardiaco irregolare, mantiene l'Always On Display, Digital Crown con feedback aptico, bussola, IP68 con resistenza all'acqua fino a 50 metri di profondità, ovviamente Siri, ovviamente telefonate, ovviamente allenamenti, ovviamente tutto quello che fanno i classici Apple Watch, perché questo Apple Watch ha solo qualcosa in più, ovvero il monitoraggio della salute e poi l'altimetro in Always On Display. Per il resto, ragazzi, è praticamente identico, ma abbiamo anche nuove watch face che prendono il sopravvento, perché alcune sono molto carine, decisamente molto carine, alcune sono state completate, quindi massimizzate, migliorate, e poi si parla anche di monitoraggio del sonno che viene aggiunto con WatchOS 7 e anche il monitoraggio del rumore ambientale. Ah, dimenticavo, si parla anche del rilevamento del lavaggio mani, ovvero una funzione che ci permette, sempre grazie a WatchOS 7, di segnare quanti secondi sono passati dal nostro lavaggio mani, quando riconosce ovviamente che ci stiamo lavando le mani in quel momento, e ci consiglia ovviamente di prolungare eventualmente il nostro lavaggio delle mani, perché effettivamente non lo abbiamo fatto in maniera corretta.
Ora, passiamo alle mancanze e alle pecche. Devo dire che è un Apple Watch molto completo, sia per quanto riguarda lato batteria mi ha soddisfatto, sia per quanto riguarda l'ossigenazione del sangue, perché questo è l'anno veramente giusto per questa funzionalità. Però ragazzi, io dico una cosa, manca una funzionalità che secondo me quest'anno doveva apparire sul mercato, ovvero il termometro. Ora, sembra una stupidaggine, sembra una cosa veramente stupida, però ragazzi, noi possiamo acquistare su Amazon, in un qualsiasi negozio, anche in farmacia, i termometri laser, quelli che adesso stanno usando in tutti gli ospedali o nelle scuole per misurare la temperatura e non avere contatto con gli altri. La temperatura di questo laser si può utilizzare anche sui polsi, quindi perché non inserire un termometro laser all'interno di Apple Watch? Forse l'anno prossimo, chissà. Lati negativi, ovviamente, ragazzi, non ha praticamente novità rispetto alla serie 5. Non conviene assolutamente il passaggio. Cioè, io sconsiglio a chi ha una serie 5 di passare alla serie 6 solo per il colore o solo per l'ossigenazione del sangue. Sì, l'ossigenazione del sangue è una funzione molto importante, ma secondo me non può spingere l'utente a sostituire il proprio Apple Watch serie 5 rispetto alla serie 6. Cioè, nel senso, è una cosa molto in più. Questo non vuol dire che non potete farlo, ma fondamentalmente non vi è, secondo me, la necessità. Abbiamo poi memoria di archiviazione da 32 GB ed il prezzo, come leggo qui, parte da 439 euro. Vi lascio in descrizione il link per poter acquistare con qualche piccolo sconto su Amazon i nuovi Apple Watch serie 6. In conclusione, andiamo a parlare della parte finale di questo video, ovvero a che target di persone è destinato Apple Watch serie 6? Secondo me ha due tipologie di persone. Ha una persona che entra nel mondo Apple e vuole il massimo del suo Apple Watch, ovvero vuole le funzionalità di Apple Watch classiche, ma vuole anche le funzionalità mediche, quindi ha necessità di monitorare la sua salute. Oppure persone che hanno un vecchio Apple Watch, una serie 0, una serie 1, una serie 2, una serie 3, ma secondo me, se avete una serie 4 e 5, non conviene assolutamente fare il passaggio con la serie 6. Ma comunque ragazzi, fatemi sapere anche voi cosa ne pensate della serie 6 con un commento qui sotto. E io come al solito ragazzi vi saluto, vi ringrazio ovviamente per aver visto questo nuovo video. Come al solito arriviamo a 300 mi piace per il prossimo episodio. Iscrivetevi e commentate, ci vediamo al prossimo appuntamento. Sempre qui con Mirko per AppleZain.net e... ciao! Scarica anche tu iAppZain, ovvero l'applicazione più votata positivamente su App Store per le Apple News italiane e anche la più scaricata d'Italia. È disponibile su App Store gratuitamente, cerca iAppZain ed è disponibile anche per il tuo iPad. Vuoi sapere le ultime novità Apple in anteprima? Vuoi sapere cosa faccio nella vita privata? Seguimi su Instagram e non te ne pentirai! Grazie ad AppleZain.net puoi usufruire fino al 60% di sconto sui prodotti Amazon ed il link lo trovi qui sotto in descrizione o sotto al logo del nostro sito AppleZain.net.